Allora, che cosa vuol dire letteratura e tradizione del mondo? Ne abbiamo parlato una volta a Bologna, a lungo, per una giornata intera, e noi cerchiamo con una rosa fresca lentissima di parlarne ogni pagina. Crediamo che ci sia un punto fondamentale su cui battere e ribattere, ed è questo. Imparare e insegnare la letteratura significa qualcosa di più quello che significa imparare e insegnare la storia, la matematica, la geografia, che sono degnissime materie, non c'è nessun imperialismo in quello che sto dicendo, nessuna volontà che la letteratura sopravanzi le altre discipline. Con le versioni e visioni del mondo che grandissimi intelletti, grandissimi classici, soprattutto i classici che ci stanno a cuore, ci hanno offerto come punto di sintesi. Partiamo da D'Agosto, di cui si diceva. Qualcuno dice D'Agosto è un libro ordinato. Galileo Galilei diceva che è un libro che rappresenta il cerchio, la figura del cerchio, rappresenta l'ordine del corpo. Qualcun altro ha fatto notare che D'Agosto ha scritto quella che è un caos puro. Chi lo ha fatto notare è il grande Italo Calvino, il quale una volta per voi, anzi al tempo era per le scuole medie, addirittura scrisse un libretto che si chiamava Italo Calvino racconta l'Orlando Furioso. E raccontava l'Orlando Furioso come un libro in cui avvengono delle cose disordinatissime. Lei mi sa raccontare la trama del Furioso, l'ho già letto, ma è che classe fa? In quanto la facciamo ancora Furioso così, dovremmo arrivarci. Qualcuno ha già letto Furioso in pista? Nessuno qui? Nessuno? Ho sbagliato l'autore, evidentemente devo partire da Petrarca. Bene, L'Orlando Furioso parte dalla storia di una donzella che entra in un poema, volando da un poema che è stato scritto qualche anno prima e che è rimasto interrotto per la morte dell'autore. Il poema di prima si chiama L'Orlando innamorato, l'ha scritto Matteo Maria Boiardo a Scandiano, dove era conte, era un nobile, scrive questo poema un po' antico, in un linguaggio piuttosto padano, un po' dialettale, un po' rigido negli schemi, ha delle figure ancora della cultura cortese, Damino un po' laccate, personaggi di corte, e poi succede che Orlando finalmente si innamora. Non era mai successo che Orlando si innamorasse nella tradizione. Quindi il primo punto da cui partiamo è la tradizione letteraria in cui ogni autore si innesta e lavora per far crescere e per collegarsi direttamente sulle predecessioni. Italo Calvino inventa questa bellissima formula. All'inizio c'è solo una fanciulla che fugge su un palafreno, devo dire, cavallo, su un palafreno ed entra da un poema rimasto incompiuto per entrare in un poema non ancora incominciato. La cosa interessante perché cosa sta dicendo Calvino? Sta dicendo che in realtà ogni autore ha davanti a sé e dietro di sé soprattutto un'intera tradizione e che gli autori non creano soltanto seguendo la propria zucca, la propria fantasia, ma, e questa è la cosa ben difficile ma su cui vogliamo chiamarli, reagire, ma ogni grande autore dialoga in realtà con le predecessioni. Anzi, un grande scrittore del nostro tempo, un argentino, che voi dovreste subito andare a leggere, si chiama Borges, forse qualcuno l'ha già fatto, il grande Jorge Luis Borges scrive un saggio in cui dice ogni autore crea i suoi predecessori. Noi vogliamo un po' commuoverci da questa idea forte di Borges, che è anche un'idea che ha una grande valenza letteraria. Ogni autore crea i suoi predecessori, cioè vuol dire che Tasso ha creato D'Agosto. Noi cioè non riusciamo più a leggere D'Agosto senza avere negli occhi D'Agosto che Tasso ha rimeditato a sua volta. Gli scrittori leggono gli scrittori. Questa mattina facevamo un esempio a proposito di Manzoni, di Carlo Emilio Garda, uno scrittore, un grande scrittore del Novecento, forse il più grande prosatore italiano degli anni tra il 30 e il 60, perché lui scrive negli anni 30 e poi pubblica
c'è un momento in cui Gad parodizza chiaramente Manzoni. Cosa vuol dire parodizza? Vuol dire che gli rifà il verso, lo imita, richiamandosi esplicitamente a lui e così indicandoci una via, una strada attraverso la quale noi possiamo ricollegarci al percorso che lui stesso ha compiuto. Segnali stradali, insomma, segnaletica, per esempio, pasticciaccio, quel pasticciaccio brutto della via Merulana. C'è un carabiniere, tale brigadiere Pestalozzi, che deve andare in cerca di alcuni indagati per controllare il domicilio delitto. E a un certo punto, all'inizio del capitolo ottavo, facevo vedere questa mattina, si dice: il sole non aveva ancora nessuna intenzione di levarsi all'orizzonte quando il brigadiere Pestalozzi uscì sulla sua motocicletta dalla caserma dei carabinieri di Marino per recarsi nella casetta dove non era minimamente aspettato. E abbiamo visto questa mattina che questa è la parodia chiara, un po' risibile, un po' comica addirittura, perché è palese, nell'inizio del quarto capitolo dei Promessi Sposi, in cui frate Cristoforo esce dal convento di Pescarini, dove il sole non si è ancora del tutto elevato, questa cosa l'avete detto per la canzone, il sole non si è ancora del tutto elevato all'orizzonte, quando frate Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarini per salire alla casetta dove era aspettato. Che cosa vuol dire questo? Perché battiamo su questo elemento? Perché ci pare più interessante soffermarci sugli elementi di questa che noi chiamiamo intertestualità, piuttosto che partire dall'ideologia di un autore, dal racconto di come un autore ha guardato il mondo, perché riteniamo che le parole che ogni autore utilizza siano centrali. Le parole sono il canale attraverso cui uno scrittore fa passare il suo punto di vista. E persino Badale dicono: ma se io sto attento alla disposizione delle parole, alla scelta dei vocaboli, all'organizzazione retorica, sintattica, eccetera, forse colgo, prima ancora di sapere l'idea che l'autore esprime, colgo degli elementi che spesso la storia delle idee mi cancella o mi camuffa, mi costringe a tirare fuori in modo schematico, in modo eccessivamente astratto. Insomma, la sfida è provare a ripercorrere. Parlo soprattutto ai professori, ma sia chiaro che non sono venuto a insegnarvi come si deve insegnare, soprattutto a dirvi che abbiamo provato a mettere insieme un libro con una eccellente professoressa di liceo, che si scusa di non essere qui, e che ha il 51% di buona responsabilità del buon risultato del libro. Posso dire che ne siamo molto contenti, specie vedendo le reazioni vostre. Ebbene, sappiamo che voi interrogate in questo modo e temiamo che non abbiate sempre a disposizione dei manuali sufficientemente ben organizzati da poterci lavorare in questa direzione. Mettere il testo al centro di un'analisi storico-letteraria è per noi stata la prima assoluta istanza, la priorità assoluta. Chi si ricorda l'inizio della commedia? Chi è? Uno si farà, lei. Quindi, mezza di cammini di nostra vita mi trovai tra fare la sua per la vita via la sua vita. Ah, quanto per questa cosa dura e stasera si rimbalza, tasca e forte e ne pensi di tutto il cuore. Tanto è amare che poco più è morte. Per il vento del fondaio c'è più altro. Bene, grazie.